At the Angelus in St. Peter's Square, the Pope recalled that Jesus, after the miracle of the multiplication of loaves and fishes and feeding thousands of people, asked that the leftovers be collected and not be thrown away. E penso alla gente che ha fame e a quanto pasto avanzato noi buttiamo. Ognuno di noi pensi, il pasto che avanza a pranzo, a cena, dove va? Casa mia, cosa si fa col pranzo avanzato? Si butta? No, non buttare mai il pasto avanzato. Si rifà o si dà a chi possa mangiarlo, che ha bisogno. Mai buttare il pasto avanzato. Questo è un consiglio e anche un esame di coscienza. Cosa si fa a casa col pasto che avanza? The Pope also recalled that this miracle was possible thanks to a generous young man who made his bread and fish available to the apostles. Bravo il ragazzo, coraggioso il ragazzo. Lui, anche lui vedeva la folla, anche vedeva i cinque pani. Insomma, io ho questo, se serve sono a disposizione. Questo ragazzo ci fa pensare un po' a noi, quel coraggio. I giovani sono così, hanno coraggio. Dobbiamo aiutarli a portare avanti questo coraggio. Before leaving, he recalled that this week marks the World Day Against Trafficking in Persons, which affects thousands of people around the world. He asked for the collaboration of all to restore dignity to those who are affected. Anche le rotte migratorie sono spesso utilizzate da trafficanti e sfruttatori per reclutare nuove vittime della tratta. È responsabilità di tutti denunciare le ingiustizie e contrastare con fermezza questo vergognoso crimine. It was one of the hottest Sundays of the year, but despite this, about 25,000 people attended. This is why the Pope praised the pilgrims. E siete coraggiosi con questo sole in piazza, eh? Complimenti.